Idro, oggi cercheremo tutti insieme lei, la madre natura di YouTube, la Jessica Nigri di Cane Lupo. Siamo qui tutti insieme oggi riuniti per celebrare la Santa Pasqua. No, non è vero, vi ho mentito. Non siamo qui per celebrare la Santa Pasqua. Ragazzi, siamo qui per cercare la madre di The Game. Ed oggi, ed ecco, l'ho detto 3 volte. E oggi cercheremo la madre di The Game. E dove, se non su Akinator, ragazzi. Andiamo subito a vedere. Gioca. Età. Aspetta. Mi serve un calcolo matematico per sapere l'età. Quindi chiedo aiuto a casa. Zia, potresti chiedere a mia cugina quanto fa 10 per 10? 10 per 10, 10. Ok, la risposta è 10. Ah, ragazzi, iniziamo subito a cercare questo personaggio. Il personaggio è nato in Italia. Diciamo che Mamma The Game viaggia spesso in Africa, però è originaria italiana. Vaffanculo. È di origini italiane, quindi sì. Il suo personaggio è stato scoperto grazie a YouTube? Credo proprio di sì. Anche se diciamo nel mondo videoludico a luci rosse, Anal Diptrot è molto famosa, ma in questo caso, diciamo, è stata scoperta grazie a noi, quindi sì. Il suo personaggio ha a che fare con Favij? Non so, diciamo, se abbia fatto appunto quel tipo di, diciamo, una collaborazione, una collaborazione con Favij di tipo anale, quindi diciamo no. Il suo personaggio è affetto da una malattia neurodegenerativa? Diciamo, il figlio ha problemi mentali e su questo non c'è dubbio, te giuro. Però, diciamo, di un calcolo approssimativo, no. È in cerca di un anello? Beh, diciamo che più l'anello, la madre di Game vorrebbe trovare la bacchetta di Samburu, ecco, diciamo di sì, quindi no. Fa parte dei Minuteman? Avete capito benissimo che lei con un minuto, diciamo, non è entusiasta del lavoro svolto in un minuto, ecco, quindi presumibilmente direi no. Ecco, sì, questa è la mia risposta definitiva. Il suo personaggio deve fare con ha mai recitato in The Mentalist? Allora, come ho già detto, il figlio è un po' handicappato, è un po' demente, un po' demente. Non Dementalist, è un po' demente. Quindi, no, la madre non ha recitato in Dementalist, però ha un figlio demente. Quindi, no. Il suo personaggio ha girato i film a luci rosse? Ragazzi, si sta avvicinando alla madre di The Game. Ora però, diciamo di sì. Ha a che fare col mondo dei videogiochi? Diciamo di sì. Il suo personaggio collabora con gli One Direction? Assolutamente no. Diciamo, gli piace fare gangbang, però non con 4 ragazzi di quella tenera età, ecco, esattamente. Il suo personaggio ha a che fare con il colore verde? Se avesse detto colore nero, avrei detto probabilmente sì. Ha un gatto? Cazzo, non so se adesso Jacopo. Ha un gatto, Jacopo? Glielo chiediamo subito, ragazzi. Oh, Jacopo, è importante, ma tu hai un gatto? Ragazzi, The Game ci ha risposto: Yep. Quindi The Game ha un gatto. Ha a che fare con Hello Kitty? Hai a che fare con Hello Kitty? Lui non sa niente di tutto questo, ragazzi. Lui non sa che lo stiamo che stiamo cercando sua madre. Quindi shh. Non deve sapere nulla, ragazzi. Sta scrivendo. Io no. Quindi diciamo no. Forse sì. Ci sta confondendo lei. Il suo personaggio ha a che fare con il trio? Diciamo, come ho già detto prima, piace stare in mezzo, no? Diciamo di no. Ecco. Il suo personaggio di solito vive con i propri figli? Esattamente. Abita vicino a lei? No. Gioca in Italia? Sì. Akinator, hai capito bene. Non è adatto ai bambini. Ragazzi, io ve
ringrazio per aver visto questo video. Spero che vi sia piaciuto. È un video diverso dal solito. Ci ho messo tanto a farlo e spero vivamente che vi sia piaciuto. Appassionato, ragazzi. Se vi è piaciuto il video, lasciate un bel like. 2750 like. Sono tantissimi. A me non me ne frega un cazzo. 2750 like. Farò un nuovo episodio di Akinator, ragazzi, con quello che volete voi. Un faccio a tutti, ragazzi. Nel lupo. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, condividete il video con i vostri amici. Un faccio a tutti, nel lupo. Ciao, ragazzi.